appunto è stata la promotrice, quella che si è caricata il fardello di portare avanti appunto questa iniziativa, che anche un evento come questo, come dire, sappiamo il lavoro che c'è dietro e la necessità appunto di mettere insieme diverse azioni per farle conoscere. C'è anche la dottoressa Rocco, il direttore sanitario del Consiglio ovviamente ha un compito istituzionale, quello appunto di svolgere la propria funzione nei confronti di tutti i pazienti presenti, in qualche modo avendo appunto competenze territoriali, l'aspetto del diabete è un elemento fondamentale, con appunto i vari centri, i vari ambulatori. Le difficoltà non mancano nell'esercizio quotidiano delle nostre funzioni, per le difficoltà appunto che sono presenti nella gestione della vita di ognuno di noi, in una struttura complessa quale appunto l'azienda sanitaria locale, che come diceva Carmine, c'è anche il dottore Di Fluri che è arrivato, lo saluto, come diceva appunto il sindaco, l'ASL Salerno ha un territorio vastissimo, viene da una storia complicata che è quella appunto della fusione di tre ASL, la 1, la 2, la 3, quindi 1.100.000 abitanti, diversi presidi ospedalieri, una fusione fatta a freddo nel 2009 che non ha tenuto conto anche delle diverse realtà territoriali. Un indebitamento, quello della sanità, che è stato ereditato, importante e pesante, con un'aggressione da parte appunto di tutti questi creditori. Quindi l'aspetto sanitario, dobbiamo dirlo, è stato spesso messo in secondo piano. Prima, quando si parlava della problematica dei pazienti, immediatamente, sicuramente l'elemento di cura è un elemento fondamentale, però poi ecco subito l'elemento della spesa, come ottimizzare questa spesa, che sicuramente è un aspetto fondamentale, però io ritengo che noi, voi, siamo chiamati innanzitutto a curare le persone nel miglior modo possibile, cercando appunto di risolvere i propri problemi. Quindi questo collegamento è utile, però a mio avviso è sempre più importante tenere presente appunto il paziente. Se dobbiamo spendere, lo dice appunto il direttore generale di un'ASL, quindi normalmente noi siamo visti come coloro che tengono i conti sotto controllo, e beh, lo facciamo, rompiamo le scatole appunto ai dirigenti apicali, però contemporaneamente vi dico che se io devo autorizzare una spesa ben finalizzata e che serve effettivamente a risolvere i problemi dei cittadini, di una persona che ha bisogno, non sto là a guardare ai 100, ai 10, al milione di euro. Abbiamo dato la dimostrazione su un problema importante di un povero ragazzo che ha una patologia importantissima, l'ASL Salerno si è caricato di un onere di 1 milione di euro per accettare, speriamo che ci riusciamo, a salvare la vita appunto a questa persona. Quindi di fronte alla necessità di cura, di fronte alla necessità di risolvere i problemi dei cittadini, non ci sono soldi che tengano. Piuttosto dobbiamo fare in modo che queste risorse che vengono impiegate, che sia il 1 milione di euro o l'euro semplice, siano impiegati nel miglior modo possibile. Ed è questo quello che noi siamo chiamati a fare, cioè cercare di utilizzare al meglio le risorse che abbiamo e per cercare appunto di risolvere i problemi. Ed è questo l'elemento che io pongo sempre alla base appunto di tutta quella che è la mia azione di governo e di controllo della spesa, perché ai miei direttori di macrocentro, quando chiedo dei report rispetto all'andamento di spesa che è aumentato oppure si è modificato, io non è che dico non devi spendere questi soldi, chiedo giustamente conto e ragione di come sono state spese, perché abbiamo aumentato la spesa, perché se abbiamo avuto delle ragioni ben precise, di fronte appunto alle necessità di assistenza, noi dobbiamo seguire. Quindi l'aspetto della patologia appunto che oggi voi seguite, affrontate, è un aspetto che tutti sappiamo molto oneroso, perché ha appunto un aspetto cronico, e soprattutto io dico oneroso nei confronti appunto dei pazienti che si trovano a vivere con una malattia che li seguirà appunto per tutta la vita. Quindi un aspetto che ha dei risvolti anche di carattere umanitario, credo che ognuno di voi,
quando assiste un paziente del genere, il primo aspetto che va a cogliere appunto la difficoltà di questa persona che dovrà fare il conto con una malattia che nella stragrande maggioranza dei casi, io non sono medico, quindi non conosco lo sviluppo appunto di una malattia del genere, però normalmente si porta via per tutta la vita, quindi di conseguenza è una patologia particolarmente devastante perché una persona ne deve fare conto per il resto. Quindi sicuramente questo è un aspetto altrettanto importante perché oggi il medico, io l'ho sempre detto fin dall'inizio del mio insediamento, lo dicevo da paziente, io non vengo dal mondo sanitario, non ho avuto prima dell'esperienza di direttore generale una specifica formazione aspetto sanitario, quindi parlavo veramente da paziente. Per me quando mi sono rivolto al medico mi sono rivolto con la speranza che mi risolvesse il problema che avevo, quando il medico mi risolveva il problema gli ero grato, ma gli ero ancora più grato se aveva avuto nei miei confronti un atteggiamento umanitario, un atteggiamento di disponibilità nei miei confronti.